trattare da estraneo il prossimo, si è fatta abitudine, eppur tradizione. Solo sulle porte incenerite di Pompei è ancora scritto ospitalità. Ma chi le vede? Pietre gloriose umiliate due volte, come sassi abbandonati e statue oscene di genti barbare. Ci si guarda da lontano, si abbassa lo sguardo, via ogni sorriso, quasi potesse offendere. Via proprio la faccia, tutta quanta, e camminare di fretta, correre persino in vacanza, sognare di lavorare addirittura, pazzi nudi e indifesi dinanzi alla vita. Evitarsi, invidiarsi, talvolta insultare. Nessuno è immune dal disprezzo, e se esiste un soggetto davvero, è la barricata. Una sporca trincea contro anime e società altrettanto sozze, in un'assurda guerra fra il male e il male. Chiamiamo convivere quel che onestamente sarebbe proprio ben pensare. Vogliamo far finta di essere migliori e diversi, ma ci riempiamo d'odio e disprezzo, fissando un mondo ormai immobile. Invecchiamo come aceto dimenticato, perdendo con le dita gli amici e la voglia di vivere.